Oggi in Cattolica per una lezione intitolata 10 consigli per aspiranti scrittori. Quali sono i 10 consigli che appunto vuoi dare a chi vuole cimentarsi in questo mestiere difficilissimo? Beh, io sono partita veramente dalle cose più semplici, cioè dal creare l'atmosfera giusta in cui concentrarsi e scrivere, al mettersi in ascolto di tutti coloro che ci stanno attorno per cercare di rubare modi di essere e dialoghi, insomma, cercare di rappresentare il più possibile la realtà in questo senso. Leggere tantissimo, ovviamente, perché è la principale scuola di scrittura, sognare a occhi aperti e cercare sentieri impervi, ho scritto nella mia presentazione, intendendo un aspetto prettamente anche linguistico, cioè cercare una lingua che non sia scontata. Un giovane che volesse diventare scrittore, ecco, tu consiglieresti di insistere o di lasciare perdere? Perché scoraggiare dall'inseguire il sogno della scrittura? Assolutamente no, anzi io consiglio di insistere. Tanto più è forte questo desiderio e questo sogno, tanto più è importante ascoltarlo e lottare naturalmente, non arrendersi al primo no. Certo, ecco, che dire, lasciare il certo per l'incerto, ossia lasciare il proprio lavoro per cimentarsi nella scrittura, di questi tempi mi sembra quantomeno imprudente se non folle. Però, ecco, curarla come un'attività che innanzitutto fa bene a noi stessi e poi in secondo luogo può diventare anche una professione, perché no? Sei una giovanissima scrittrice, donna nata in Sicilia. Ecco, hai avuto più difficoltà nel decollare come scrittrice e se sì, come hai superato queste difficoltà? Ma sinceramente direi di no, non ho incontrato particolari difficoltà né per l'essere donna né per l'essere siciliana. Anzi, io ritengo che noi siciliani, che siamo un po' abituati alle difficoltà perché ci abitua il territorio sin da che noi siamo piccoli, forse ci abbiamo anche, non dico una marcia in più perché non è questo il senso, però sicuramente siamo abituati a superare gli ostacoli. Tu sei un medico innanzitutto, in che modo la medicina legale in particolare ti è stata utile poi nella tua professione scrittrice? Ma è stata fondamentale perché è stato il punto di partenza per la serie dell'allieva, dei libri dell'allieva. Io ero ancora una specializzanda quando ho avuto l'idea di creare un po' questo alter ego e a cui far capitare di tutto e di più, quindi a tutt'oggi i romanzi che scrivo comunque contengono molta medicina legale, anche se ne contengono una versione comunque soft, chiamiamola favolistica, non sono mai romanzi alla CSI strong, direi proprio di no, però certo la medicina legale a tutt'oggi è importante. Va bene. Puoi dire tre cose che uno scrittore non deve fare mai? Lo scrittore non deve mai emulare, mai, per nessuna ragione al mondo, deve sempre seguire la propria strada e la propria ispirazione. E questa è la prima. Arrendersi. Ascoltare le critiche non lo deve mai fare, o meglio, ascoltarle quando hanno un senso costruttivo, allora lì sono utilissime. Laddove invece la critica è fine a se stessa, fai finta che non esista.